Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amalia e oggi vi porto un trattamento semplicissimo che aiuta la ricrescita dei capelli. Come sapete, ultimamente, lo sto dicendo nei miei video, come sapete mi stanno cadendo abbastanza i capelli, non so per il cambio di stagione, non so, ormonale, non so, mi sta succedendo di tutto e quindi sto facendo un trattamento intensivo per la ricrescita dei capelli. Sto usando tantissimo rosmarino, chiodi di garofano e la cannella che aiutano a attivare la microcircolazione del cuoio capelluto e soprattutto nei miei trattamenti di styling per i capelli ricci sempre lo utilizzo. Preparo il mio, c'è un frigorifero adesso, preparo il mio infuso a base di rosmarino, chiodi di garofano e cannella e li metto in frigo o li metto la sera prima di andare a dormire nel cuoio capelluto o quando lavo i capelli. L'ultimo passaggio, oh che botta, oh. L'ultimo passaggio lo metto su e li lascio proprio nei capelli, non li risciacquo, così nei giorni che non lavo i capelli rimangono per attivarmi e per rendere i capelli più sani, più belli. Invece questa volta vi porto un trattamento semplicissimo, tutte le persone devono averlo in casa. È un olio importantissimo sia per i capelli che per il viso, è l'olio di ricino, che contiene ricco di acidi grassi, omega 9 e vitamine E, aiuta la ricrescita dei capelli, toglie via il doppio punta, per la gente che soffre di forfora è favoloso e soprattutto super mega fortificante per i capelli, che siano ricci, che siano fini, che siano grassi, che siano, aiuta tantissimo. Infatti io ieri sera, vabbè, l'ho messo sul viso, è abbastanza denso. E non si deve esagerare, si usa una volta alla settimana per il viso e per i capelli almeno una volta ogni 15 giorni usarlo. Io sono appena tornata dalla palestra e quindi ho detto piuttosto di farmi la doccia là, allora me ne approfitto e la uso e lo faccio. Tra l'altro il mio prossimo trattamento vi faccio vedere come uso l'olio di ricino tutti i giorni, no, come uso l'olio di ricino mischiandolo con altri oli per fare trattamenti in pacchi per i capelli, solamente per renderli molto più forti. Allora, questo qua è il mio olio di ricino. L'olio di ricino, la sua caratteristica che è abbastanza denso e quindi io con una buccetta lo vado, si devono massaggiare bene il cuoio capelluto. Adesso vi faccio vedere la mia tecnica che mi aiuta. Oh, mi ha gocciolato sui pantaloni, che scaldiamo la zona così aiuta la penetrazione del prodotto. Io adesso lo applico, vado a prepararla a mangiare, vado a portare la mia bimba a fare la passeggiata, pulisco la casa. Cioè, minimo dovete lasciarlo mezz'oretta. Sarebbe l'ideale applicarlo con la notte e lasciarlo agire tutta la notte. Per le persone che hanno i capelli ricci, ragazzi, non si vede. Se abbiamo i capelli ricci super voluminosi, soprattutto gli ultimi giorni, un ultimo giorno che dobbiamo lavarli, e come sapete diventano secchi, quindi non si nota neanche. Comunque belli, se vi piace il canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto lasciatemi dei commenti che devono essere più di 3 parole e chiedetemi qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, sono alla vostra disposizione. Okay. Oh, credo che l'ho messo dappertutto. Aspetta che lo mettiamo un pochettino, esageriamo un po', perché vedete qua davanti. Adesso andiamo a prendere la nostra spatola
che io ce l'ho da 3 anni, 4 anni, 4 anni che l'ho comprata. Ai, Cali, cosa c'è, amore mio? Mi sta chiamando Cali. Si è spenta. Aspetta. Ok. Faccio un massaggio solo. Mi sta chiamando. Cosa c'è, amore mio? Che c'è, Cali? Che c'è, principessa? Ma guarda, sono tornata a casa dalla palestra. Il mio gatto, che è un mostro, mi ha fatto cadere il quadro da sopra e è caduto dritto su una pianta che a me piace tantissimo, me l'ha distrutta. Ovviamente lei l'ha aiutato, proprio l'hanno massacrata quel poco che c'era. Sono tornata a casa, mi ha fatto molto ridere. Sono tornata a casa. Mamma mia, ho tirato un grido. Lei è arrivata, mi ha dato i bacini sulle gambe e mi tirava per sedermi. Sono seduta, è arrivata, si è seduta sopra di me per dirmi: mami, mami, non ti preoccupare, non ti incavolare, mami. Amore mio. Lei è l'amore della mia vita. Tu sei l'amore della vita di mami. Tu sei l'amore di vita di mami. Aspetta, no, devo farlo troppo vedere per le persone che mi guardano per la prima volta. Guardate, questa qua, guarda, che gioia. Ma che gioia che tu, ma tu sei la bellezza di mami. Tu sei la mia bella. Troppo bella, eh? Troppo bella, Cali. Ha 6 anni e è un amore. Un amore! Allora, dopo che ho passato questo qua, gli devo dare una bella lavata alla spatola, perché guardate qua, veramente stanno cadendo tanto. Voi credete nell'energia? Io credo tanto nell'energia. Tanto. Non è che tutti vi guardano un buon occhio, eh? Ma noi siamo sempre persone positive e cerchiamo di curarci sia energeticamente che con i trattamenti. Infatti ieri sarò preventiva, però a me non me ne frega niente perché io ci credo. Ieri ho bruciato a casa salvia i fogli di alloro. Se volete sapere di più, credo che avevo pubblicato un video come togliere l'energia negativa dalla casa, perché noi assorbiamo tutto, siamo energia e assorbiamo tutto, sia il bello che il brutto, anche se io evito. Dai, si è spento o si è scaricato? Bene, si è scaricato, lo devo mettere sotto carica. Belli, così aiutate alla ricrescita dei capelli. Io adesso li lascio per più o meno mezz'oretta o di più, e lavo i capelli e faccio vedere un styling velocissimo con dei consigli per rendere i capelli ricci, belli, ma voluminosi, che a noi ci piacciono. Eccomi, ho asciugato i capelli col phon, ho portato Cari a fare la passeggiata. Non sono riuscita a fare il video di styling perché andavo di fretta, eccetera. Quindi ve lo faccio vedere al prossimo video. Ho fatto un styling velocissimo con il flexi brush, che ce l'ho sporchissima. La devo lavare. E comunque ho usato il colore per mantenere i miei capelli super rossi. Andiamo col styling. Come sapete, io uso sempre il pettine africano e la base per avere volume. Guardate già, come ho sempre detto nel video precedente, lo ripeto anche questo: quando i capelli sono appena lavati, non usate il pettine africano nella radice, ma lo usate solamente nelle punta. Il giorno dopo o il giorno seguente, sì che potete usarlo dalla radice, perché i capelli sopra si seccano e quindi riesce a dargli più volume.
la parte centrale, la parte la base, ancora umida e ancora molto e troppo idratata. Se la separiamo si fa un non vengono bene, si fa, non so come spiegarle, oggi non ho le parole, sono due giorni che non riesco a parlare. Infatti ieri la mia collega al lavoro mi ha detto: Amal, stai solo zitta, fai prima, evita ste figure. Allora, faccio solo da sopra, così, senza toccare di punta. E poi, non so, stavo guardando, perché io c'ho il mobiletto, non c'è, tipo, sai, la scarpiera quella dell'IKEA, ci metto dentro tutte le creme, tutte le cose, non so se c'è Cali sdraiata qua, non voglio disturbarla, se non lo faccio vedere, e c'ho di tutto, e ho trovato che ho questa, non so chi me l'ha regalata, non so, non mi ricordo, forse me l'ha regalata mia collega, che lei l'ha comprata e non la usa, non le dà l'effetto che vuole, eccetera. E quindi me l'ha data a me, ma un sacco di tempo, non mi ricordavo neanche di averla. Allora, io non uso schiume sui capelli, mai, cioè lo usavo quando ero più giovane, non capivo come funzionava, eccetera. Però, volendo, si può utilizzare, se ce l'avete, quando avete i capelli belli, voluminosi, asciutti. Io da bagnata, sinceramente, non posso usarla perché mi seccano i capelli, cioè mi secca... E mi secca il riccio e quando lo si pare diventa una schifezza, e quindi intento con voi a provare questa tecnica e poi vi farò sapere il prossimo video se ne vale la pena o non ne vale la pena, ok? Sapendo che l'ho trovata ieri, ho detto vabbè, non la butto, cioè la uso, a me non piace buttare le cose. Ok, guardate il volume che c'è. Sono belli così. Adesso prendo la schiuma, piuttosto di usare la vaselina sulla punta, userò la schiuma solo sulla punta, sulla punta dei capelli. Adesso andiamo. Ok, la rimuovo un pochino, vado giù, non so se riuscite a vedere, sì. Tampono la parte esterna, tampono solo per affermare i boccoli, per affermare i boccoli finali, solo la punta così. Comunque vi aggiornerò. Ah, io ho avuto un déjà vu in questo momento. Ok. Questa qua è una schiuma la definizione dei ricci, 5 punti, quindi è abbastanza strong. Vediamo. Oh. Ok, e voilà. Ripeto, nei prossimi video vi dirò se ne vale la pena farlo o non vale la pena. Comunque, bella gente, se vi piace il mio video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutte le novità. E il prossimo video vi parlerò di un segretuccio che l'ho scoperto da poco, che aiuta a fortificare i capelli, renderli belli, definiti, bel riccio morbido, ma non solo, la ciocca ribelle. E più grosso e più sano, quindi belli, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, e se mi lasciate i commenti, lasciate un commento di 3 parole per favore, perché così l'algoritmo sono riuscita a dirla giusta e non la ripeto, mi vede e riesce a far crescere il mio canale. Belli, un bacione da me e dalla signorina Cali, buona domenica.